Beffa per il Teramo che pareggia 1-1 in casa contro il Monza. La formazione di Maurizi però riscatta nella maniera migliore il passo falso di martedì sera contro il Fano. Partita controllata quasi sempre dalla formazione di Agenore Maurizi, che nel primo tempo gioca meno bene, lasciando le iniziative agli ospiti guidati da Cristian Brocchi, che vanno vicino al gol soprattutto per demerito della retroguardia di casa, con Ventola che in maniera involontaria quasi beffa Gomis, bravo nei riflessi a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma è Ventola soprattutto nel primo tempo a provarci in più di una circostanza. Spesso non trova lo specchio della porta in una circostanza in chiusura di tempo e Guarna a dirgli di no con la sventola sul primo palo parata dal portiere Brianzolo. Nella ripresa però tutta un'altra partita, il Monza cala la distanza, il Teramo invece sale, non crea grandissime occasioni da gol e non ce ne saranno almeno fino al 79esimo, ma la formazione di Maurizi gioca meglio, ha più ritmo, ha più benzina nelle gambe e lo si vede perché al 79esimo per l'appunto Ventola, probabilmente il migliore in campo della formazione di casa, rompe un raddoppio sulla corsia di destra e mette al centro un pallone che Saveriano Infantino gira alle spalle dell'estremo difensore del Monza. Secondo gol, entrambi al Bonolis per l'attaccante ex Catanzaro che fa esplodere il Bonolis, ma è una gioia, come detto, che dura davvero pochissimi secondi, perché Ceccarelli è entrato nel corso del secondo tempo, dopo un minuto entra all'interno dell'area di rigore del Teramo e con la punta del piede anticipa le marcature di casa e infila sul secondo palo il pallone dell'immediato pareggio, una beffa vera e propria per il Teramo che poi cercherà nel finale di tornare di nuovo in vantaggio ma senza fortuna. Dunque finisce 1-1, il Teramo con questo risultato sale a quota 28 punti in classifica. Il prossimo impegno sarà di nuovo in trasferta sabato prossimo alle 18:30 contro il Ravenna.